Sono 65.000 euro i fondi che la Regione Toscana ha destinato alla provincia di Prato per progetti legati alle pari opportunità. Finanziamenti che arrivano dal Fondo Sociale Europeo e presentati questa mattina dalla Commissione Pari Opportunità della Regione in visita a Prato. La nostra volontà è quella di lavorare insieme ai territori affinché le politiche di parità diventino veramente un qualcosa di strutturale, perché la pandemia ci ha fatto vedere, ha reso evidenti i problemi ormai delle donne dal punto di vista lavorativo, sociale, economico, ma anche ha dato delle opportunità che sono le risorse che arrivano dal PNRR, ma anche risorse che arrivano dalla Regione. Quindi quello che vogliamo è lavorare insieme ai territori affinché si costruiscano progetti, iniziative. La Commissione provinciale ha già deciso, in collaborazione con tutti i comuni, come utilizzare le risorse. Li spenderà in un'azione innanzitutto con le scuole, scuole di ogni ordine e grado, perché di pari opportunità prima si comincia a parlare e prima si comincia a parlare anche di quello che sono gli stereotipi e cercare di abbatterli e più possibilità abbiamo di andare incontro a una vera uguaglianza di genere. Oltre a questo, la provincia di Prato ha anche dando delle borse di studio alle ragazze o delle lauree STEM. Le lauree STEM sono quelle lauree che generalmente sono rivolte più, diciamo, a una popolazione maschile. L'altra novità è la firma del protocollo d'intesa tra la provincia, le associazioni di categoria, i sindacati e l'ufficio provinciale scolastico per costituire un tavolo in cui raccogliere i dati che riguardano le differenze di genere, dal lavoro alla scuola.